Vorrei partire dalla gara di questa sera, qualificazione, in che significa incontrare gli ottavi la Juventus? Obiettivo raggiunto, bella. Bello per il calcio italiano, per lo spettacolo, ma soprattutto per Firenze. Questa è una sfida che sentiamo, però prima di quella c'è la Lazio, c'è la partita con loro. Andiamo per gradi. Peccato oggi rovinata un po' da quel pareggio alla fine, però era un attimo di calo di tensione. Era un bello obiettivo, siamo agli ottavi, una settimana un po' burrascosa, ecco, e delicata. È passata un po', voglio dire, la rabbia inevitabilmente per quello che è successo tra Parma e il giorno dopo anche con questa squalifica di Borja. Soprattutto il giorno dopo, e poi nell'ambito della partita ci sono stati degli episodi, ma quello capita. Una cosa che mi piace ribadire è un concetto, no? Io sono ancora convinto che i nostri abiti sono di altissimo livello, non è quello. Sono rimasto molto amareggiato, poi il giorno dopo, a parte quella situazione lì, dal designatore, con quelle sue affermazioni, battute, il suo ruolo, dovrebbe evitare fare battute, come ha detto lui, bar dello sport, non si riduce a quello. Noi chiediamo rispetto, voi lo sapete, sono stato molto chiaro l'altra sera in un'intervista, solo questo vuole Firenze, nient'altro, è la famiglia della Valle. Poi gli episodi della partita ci stanno, certo, di errori ce ne sono stati tanti questa stagione, però è anche vero che ci sono arbitri più giovani, arbitri meno giovani, arbitri con più esperienza, ma ripeto, per me sono ancora di alto livello i nostri, quindi, e lo ribadisco ancora adesso, ancora di più. Anche se qualcuno può non essere d'accordo, invece io lo... Però con quello che ha detto invece il designatore, che ha un ruolo che dovrebbe essere assolutamente di un altro livello, su quello gli consiglierei di stare un po' più attento. Ecco, Presidente, l'hanno colpita le parole di Borja Valero, che ha parlato anche di lesione della sua dignità, credo abbia intenzione anche di difendersi. Il giocatore ha parlato, si difenderà la prossima settimana quando ci chiameranno, che credo che poi dalle immagini si veda che chiaramente l'arbitro o si è confuso o non ha capito bene la situazione, ma onestamente 4 giornate sono ingiustificabili. Però ci andremo a difendere a Roma, dove andrà anche lui, no? Quindi diciamo anche il dottor Mencucci, perché il ragazzo non merita questo. Ha fatto un errore, e forse l'espulsione ci stava in un contesto di un'altra situazione. Ma la giornata che doveva prendere, come ha preso quell'altro Munari, no? Senta Presidente, di fatto è già quasi venerdì, domenica c'è una partita importante contro la Lazio. Le chiedo semplicemente se l'ha infastidita la considerazione che ha fatto Lotito, che ha detto il mio club ha vinto 2 trofei mentre un club è fallito, ed è chiaro che il riferimento secondo un po' tutti era la Fiorentina. Ecco, appunto. Lo voglio chiedere a lui domenica, ecco. Se si riferiva a noi, poi gli risponderò magari dopo, vi dirò anche quello che gli ho risposto. Se si riferisce a noi, però aspettiamo domenica, arriva così un attimo. Me lo dice lui. Da tifoso Mario Gomez? Da Mario Gomez? Ecco. Sono contento per Mario perché piano piano sta riprendendo un po' la forma. Dobbiamo avere anche un po' di pazienza. Sappiamo tutte le qualità che ha. Adesso aspettiamolo ancora un po', ma ci siamo. Occasioni ce ne sono, siamo in corsa ancora su 3 fronti. Poi mi sembra che gol forse era in linea, forse no. Quelle, no, leggermente in fuorigioco, perché quelle sono un po' i suoi gol, no? No, no, sono contento per tutti i ragazzi, ma per noi.